Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi mi vedete così conciato de sta maniera, perché? Perché già lo sapete ragazzi, quando mi vedete così e vedete questo sfondo così con tutti i cosplayer qua dietro, vuol dire solo una cosa: siamo al Romix. Oggi video un po' particolare, video dei quiz. Eccoli, vediamo quanto ne sanno questi cosplayer sulle domande che ho preparato. Non lo so, andiamogliela a chiedere. Ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo a vedere se questi cosplayer sono veramente ben preparati. Vi devo fare un quiz a tutti e due. Okay. Tu sei preparato? Lo vedo. In generale. Okay. Allora, non mi copia le domande, no. Non mi copia le risposte. Giuro. Allora, questa è domanda del Romix. Ok. Quante volte viene, da quando è che viene a Romix? 2016. Quindi lo saprai. In che anno nasce il Romix? Nel 2013. In che anno nasce la prima edizione del Romix? La primissima edizione del Romix? Aprile 2013. 2013? No, è più vecchio, sì. Come più vecchio? 2001. Domanda di 2013, vengono fatte due edizioni. Ok. Domanda di riserva, vediamo. Tutte. Vai. Allora, inizialmente, Spielberg, al posto della DeLorean, aveva pensato a un altro aggeggio per viaggiare nel tempo. Qual è questo aggeggio? Al posto della macchina della DeLorean, voleva mettere la sua idea era di un'altra cosa. Con cosa viaggiare nel tempo? Vediamo se indovini. Dinne una. Mi viene in mente una moto, se non è una macchina. E invece zero. Era un frigorifero. Ma scherzi? No, era un frigorifero a reazione atomica. Non lo so, veda con lui. Vabbè, non fa niente. Lui è andato, ma l'altro lui. Dai, quanto ne sai? Vediamo quanto sei. Bulma dovrebbe essere la più intelligente del mondo. Vediamo quante ne sai. Allora, questo è facile, dai, questa è fatta, la do facile. Quante edizioni ha il Romix? Cioè, nel senso, questa è l'edizione numero... Non è la 32esima? 32? 33esima. Domanda di riserva per Bulma. Vediamo. Questo è facile, è del momento, molto attuale. Come si chiama il fratello di Wolverine? Di un nome che secondo te può... Se lui si chiama Logan, si chiamerà James. No, è Victor Creed. Sì, oggi Bulma non è molto nelle corde. Allora, domanda. Da che anno il Romix ha due edizioni? Ce l'ha dal 2015. No, dal 2013, dal 2003. Ah, quei due anni ho fatto un'altra cosa. Vediamo, allora, domanda di riserva, vediamo. Quale frutto del diavolo è artificiale di One Piece? C'è un frutto del diavolo che dicono che è artificiale. Come si chiama? Smile. Dico, la regia dice Smile. Smile. Vabbè, però guardate quanto è figo questo viene direttamente da Beetlejuice. Quanto sei fico? Possiamo dirlo? Meno di te. Goku è sempre fico. Vediamo però Goku quanto ne sa. Vediamo quanto è bravo. Allora, il vero nome di Baby Yoda qual è? Non ho idea, non guardo Star Wars. Dimmi un nome. Yoda. No, si chiama Grogu.
domanda di riserva per questo, per nostro Goku. Allora, vediamo, vediamo. Quale organizzazione su One Piece? Ne sai su One Piece? No. Qua la faccio lo stesso. Quale organizzazione ha il potere su tutti i paesi del mondo? La Marina. La Marina. C'è andato, però ci è andato vicino. Si chiama Governo Mondiale. Però sta là vicino. Però perché, raga, quello perché la palestra, raga, Goku va troppa palestra, non c'ha tempo per pannavere grande, mi piace, ma fammi i muscoli insieme. Vediamo loro quanto ne sanno. Allora, in che anno nasce il Romix? Aspetta, aspetta, allora, in che anno nasce il Romix? 34 diviso 2 sono 17 24 sono 17, dovrebbe essere 2007 no, è 2001. Mi dici, c'è stato il prima. Quale, vediamo, di Pokémon non ne capisci qualcosa? Lui. Chi è che ne sa di Pokémon? Tu? Lui è l'esperto dei Pokémon. Allora, vediamo. Quale Pokémon al Pokédex è il numero 87? Qual è? C'è un Pokémon numero 87 nel Pokédex. Qual è? Dine uno. Magikarp. Magikarp. No, no, è Dugong. Dugong. Che figura di merda. Diciamone un'altra. Allora, vediamo qual è. Quanti sono? Questo è facile. Quanti sono i fantasmi di Pac-Man? Oddio. 4 in teoria, no? 4. Sono 4. No, non è stata aiutata, sono 4? Sì, sono 4. La prima risposta esatta da questa puntata è lei, grande, mi piace, brava. Brava. Allora, vediamo quanto ne sai. The One Piece? No, no, in generale, in generale, in generale. Allora, quale Pokémon? Dove sta? Il microfono. Quale Pokémon al Pokédex è il numero 87? Dimmene una, dimmene una. Gengar. Potrebbe essere perché... Com'è? Gengar può essere perché il costo sta vicino. Dugong, dammi il pupezzetto. Dugong, eccolo. Allora, vediamo un'altra domanda di... Allora, inizialmente Spielberg al Ritorno al Futuro aveva pensato a un altro aggeggio per viaggiare nel tempo. Quale? Anche questa non la so, però dimmene uno. Cabina telefonica, così rientriamo nei fandom. Ci sei andata molto vicino. Era un frigorifero. Bravo. Molto vicino, la diamo per buona. Scrivetelo nei commenti. Mezzo punto. Diamo i Loki. Quanto sono in te? Fatemi mettere al centro, vai, sì. Vai. Oh, ci entriamo tutti. Ci entriamo tu, sì. Questo è proprio un multiverso, no, no, non tanto lontano, avvicinate dei puzzi. Allora, vediamo quanto siete intelligenti. Una domanda per uno, eh? Ok, allora, vediamo. In che anno il Romix ha due edizioni per te? Da che anno il Romix ha due edizioni? Dal 2017. Dal 2017! È un occhio ha sbagliato, dal 2013, dal 2013. Poi vediamo un'altra domanda. Allora, il più intelligente fra tutti quanti chi è? Lui. Tu. Lui. Il più è allora andiamo a questa loca. Allora dimmi la settima cifra, avvicinati, avvicinati, non t'avvi... settima. La settima cifra del pi greco dopo la virgola, cioè numero virgola pi greco, del pi greco, la settima cifra qual è? Dimmi un numero da 1 a 9. Da 1 a 9. 7. Ci sei andata vicino. E il 6. Vediamo la storia di Harry Potter. Ne sai di Harry Potter? Sì, sì. La storia di Harry Potter si divide in 8 libri?
Sì. In 8 libri? Sei sicuro? No, dai, 7. Sì o no? No. No? No. No? Ed è giusto, sono 7 libri e 8 film. Finora il più intelligente è lui. Grazie. Domanda, ultima domanda per il nostro Loki. Di Star Wars ne sai qualcosa? No, sì. Il vero nome di Baby Yoda. Grande, caro. Il vero nome di Baby Yoda. Grogu. Come? Grogu. Grogu? È giusto, bravo, i due, oh, raga, di 6 domande ne hanno azzeccate oltre loro, forse un'altra, due. Abbiamo i più intelligenti, quindi, noi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ancora non so che cazzo farò, forse qualche altra domanda. Mi raccomando, non rompete le palle al multiverso, soprattutto a tutti, tieni le redini. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Shagari!